sono tanti tipi di meningite. Quelle virali sono meningiti più spesso meno serie, meno gravi, e quelle batteriche, che sono quelle un pochino più famose perché possono essere più serie e più gravi. Fra queste, diciamo, le più famose sono quelle da pneumococco e da meningococco, ed è interessante perché sono anche quelle che potrebbero essere evitate col vaccino. Ora, diciamo, quelle che conosciamo meglio, anche perché i giornali se ne occupano molto, sono le meningiti meningococciche, perché effettivamente sono quelle che possono dare dei quadri più gravi, più seri, più veloci, e quindi sono quelle che spesso vengono citate nei giornali. La quantità di casi è costante nel tempo, quindi non sta né aumentando né cambiando qualcosa. E è chiaro che però quando sentiamo di un caso di una persona giovane che ha avuto problemi molto seri o addirittura è morta, questo colpisce molto l'attenzione. C'è da dire però che appunto dal punto di vista numerico non c'è una situazione di nuovo allarme. Sul contagio valgono le informazioni che sono note, e cioè diciamo, una persona è a rischio quando si trova a convivere nella stessa stanza chiusa per 5-6 ore di seguito, quindi è un'evenienza che anche questa non si verifica spesso, ovviamente convivere con la persona affetta da infezione da meningococco, cioè una persona che subito dopo sviluppa la meningite. Questo può succedere per esempio nelle classi, può succedere negli uffici, cioè in ambienti molto chiusi, ma non è un'evenienza così frequente in realtà. Si vanno a cercare le persone che sono state a contatto con il caso di meningite nell'ambito dei 2-3 giorni prima l'esordio, cioè la comparsa dei segni e dei sintomi di malattia. Il bambino, diciamo, manifesta dei segni spesso più veloci e più conclamati, perché un bambino vivace, allegro, che gioca e immediatamente diventa molto meno vivace o si addormenta, viene identificato un po' prima magari del signore anziano che pian piano diventa più soporoso, più sonnolento. Le manifestazioni cliniche sono sempre piuttosto rapide, piuttosto immediate. E di solito ci sono dei cambiamenti che avvengono in ore, ecco, non in giorni, per dare un po' il limite di tempo. C'è qualche fattore che fa sì che il portatore sano sviluppi la malattia, ma questo avviene in una percentuale bassissima di casi, a tal punto che per questo non si conoscono con precisione le cause, cioè il passaggio da portatore sano a malato avviene per cause che non sono note fino in fondo e che quindi non possono essere in qualche modo conosciute e fermate prima. L'unica arma che abbiamo non è neanche quella di eliminare i portatori sani, perché è una cosa impossibile vista la numerosità, ma è quella di vaccinarci, appunto, cioè di rafforzare le nostre difese immunitarie in modo che se penetra dentro di noi il meningococco, noi abbiamo gli anticorpi per difenderci.